Giuntini. Il microfono, il professor Giuntini, insegna storia economica all'Università di Modena e di Reggio Emilia e con lui vorrei ricordassimo un po' l'avvio delle municipalizzate a Modena e capissimo come si collocano anche nel contesto nazionale. Quindi come è cominciata a Modena questa storia e come comincia la vicenda delle aziende elettriche modenesi, professore? La storia della municipalizzazione modenese si inserisce pienamente nella storia della municipalizzazione italiana, che comincia ufficialmente nel 1903 e per altro verso apriva le porte alla diffusione di quell'istituto. Un istituto voluto fortemente da Giolitti in un'ottica chiaramente progressiva di modernizzazione, come sottolineava il sindaco giustamente, che all'epoca era giustamente considerata una delle frontiere di innovazione per un paese che stava crescendo, per un paese che si stava industrializzando gradualmente, specialmente nella sua area centro-settentrionale, che non a caso sarà anche quella in cui la municipalizzazione si diffonderà in maniera più significativa. E Modena si inserisce in questo moto verso la municipalizzazione e con una vicenda che ha anche delle unicità, che ha anche delle particolarità. E ricordavano prima di me come si passi dal trasporto a cavalli, al trasporto urbano a cavalli, che addirittura era stato impiantato per la prima volta fino al 1860 nelle città italiane, dunque sostanzialmente con l'unificazione del paese. Come si passi nel 1911, al momento della municipalizzazione, al trasporto urbano elettrico, che rappresentava dunque un'innovazione straordinaria, saltando quel passaggio intermedio che era rappresentato all'epoca, passaggio intermedio sia organizzativamente sia tecnologicamente, e dal trasporto a vapore. Dunque Modena in qualche modo coglie anche quasi un record che rende il suo percorso unico. Percorso che fu costellato da polemiche, scontri, conflitti politici naturalmente di grande intensità. Significava evidentemente togliere alla mano privata lo sfruttamento di un servizio, nel trasporto come negli altri servizi urbani evidentemente, che la mano privata già sperimentava da anni. E questa era la grande intuizione, come diceva prima il sindaco, la grande intuizione che nei municipi italiani, ma anche fra gli economisti italiani dell'epoca, fra i politici italiani dell'epoca, si comincia a cogliere. Cioè l'idea appunto che la municipalizzazione possa rivestire effettivamente una serie di ruoli diversi, non soltanto vista come vantaggio economico intrinseco, gestire i servizi porta soldi alle casse comunali, ma era vista giustamente anche come una prospettiva di modernizzazione complessiva, perché significava anche poter applicare i ritrovati tecnologici più avanzati, e significava in ultima stanza, ma non per questo fosse naturalmente l'ultima delle cose a cui si pensava, una diffusione di benefici sociali con l'accesso ai servizi urbani per garantito per tutti e con una ricaduta generalizzata sul benessere della comunità di cui si faceva garante l'amministrazione comunale. Quindi capisco bene, anche quella volta per passare dai cavalli, lei ha detto saltando il vapore all'elettricità, ci furono delle grosse discussioni politiche che si portarono avanti per anni, un po' come con la TAV, un po' come con l'Autostrada del Sole 50 anni fa. Ci furono conflitti, discussioni, dissidi, non c'è dubbio. Chi è che non voleva? E perché soprattutto? Non è individuabile politicamente una parte che frenava. Certo che c'erano degli interessi che spesso nei municipi italiani in quell'epoca erano anche trasversali, di lobbies che erano interessate a mantenere, a garantire, a proteggere gli interessi privati di gestione dei servizi urbani. Che intendiamoci, talvolta non erano... Erano vantaggiosi, erano positivi, certo dal punto di vista economico e dal punto di vista anche del funzionamento dei servizi. Certo mancava quel disegno che sta dentro al progetto di municipalizzazione, quel grande disegno sociale che
che è l'anima sostanzialmente della municipalizzazione, che non ne fa soltanto un istituto economico, ma viceversa un istituto che presentava e che presenterà poi nel corso della sua storia anche un profondo significato sociale. Professore, un'ultima cosa, lei ha detto Modena è passata all'elettricità diventando praticamente pioniere, o se ho capito bene è stata tra le prime a passare all'elettricità. Qual è lo specifico modenese comunque nell'evoluzione? Lo specifico modenese è stato questo di saltare in qualche modo l'elemento intermedio che era costituito dal trasporto a vapore. Per il resto poi appunto Modena asseconda questo movimento di modernizzazione, pur partendo, come diceva giustamente Vanni Bulgarelli in apertura di serata, pur partendo dalle condizioni, e all'assessore Arletti, dalle condizioni di grave penalizzazione economica e sociale. Modena era una città particolarmente povera, particolarmente arretrata, dove le condizioni economiche e sociali erano particolarmente difficili per la popolazione, e dunque un'innovazione del genere ricopriva evidentemente anche un profondo significato simbolico. Professor Giuttini, grazie. Diamo il microfono a Giorgio Ranzoni. Giorgio Ranzoni. Giorgio Ranzoni è il vicepresidente di ERA SPA, che è l'azienda erede di un lungo processo storico e che è il risultato dell'aggregazione di altre aziende municipalizzate della regione, quindi sapete Bologna, Imola, Ferrara, Ravenna e Forlì. E con lui cercheremo di capire quali sono gli elementi principali dell'organizzazione dei servizi pubblici locali, che in parte sono liberalizzati e in parte sono regolati, e poi anche la mission del gruppo ERA con riferimento in particolare al rapporto con il territorio. La prima cosa che le vorrei chiedere è come è cambiata in questi ultimi due decenni l'organizzazione dei servizi pubblici locali e se possiamo parlare di un vero mercato. Ma intanto buonasera a tutti, credo che sia interessante questa sera raccontare una storia così lunga e sicuramente in questo ci sono pezzi importanti della storia della nostra città, che sentiamo anche forse più vicini di altri. Credo però che il pezzo finale di questa storia, che ci ha portato all'esperienza di una società con caratteristiche già importanti, di società quotata come Meta, poi confluita nel gruppo ERA, sia un altro pezzo estremamente interessante, estremamente ricco anche in termini di trasformazione, che in fondo corre in parallelo con quello che è successo tanti anni fa. E questo credo che non lo dobbiamo sottovalutare, non per orgoglio territoriale, ma perché anche rispetto ad altre parti del paese credo che questa città, come le altre città che hanno dato vita all'esperienza del gruppo ERA, possono giustamente andare orgogliosi di un'esperienza che oggi credo sia un'esperienza estremamente di qualità ed estremamente all'avanguardia nel nostro paese. Ecco, in questa esperienza c'è molto del DNA delle aziende che l'hanno originata, e quindi alla domanda di che cosa fate oggi, come siete cambiati oggi, beh, intanto c'è stato un percorso che, grazie a quello che diceva il sindaco in apertura, cioè il legame con i territori, il legame con una presenza ancora estremamente rilevante della proprietà pubblica, ha portato i patrimoni non solo monetari, fisici e industriali, ma proprio anche di know-how, di sensibilità all'interno di questa esperienza. E questo è un primo pezzo importante. Ovviamente li ha portati in un mondo che è cambiato, in un mondo che è cambiato profondamente. Lei ha detto negli ultimi due decenni, se scorressimo la produzione normativa nei settori che interessano ERA negli ultimi 8 anni, non servono 10 anni, ci renderemo conto, e lo sanno bene le persone che oggi lavorano in ERA, della quantità continua di cambiamenti, della quantità continua di modifiche, di normative e quindi anche di situazione a cui queste aziende si devono in continuazione adattare. E nella capacità di questo adattamento credo che ci sia un pezzo della ricchezza passata, di cui forse oggi non siamo altrettanto consapevoli, perché non passiamo dal vapore all'energia, però passiamo da una capacità di gestione industriale sempre più raffinata in un mondo complesso di quelli di servizi, che fa evidentemente capacità di dare servizi di qualità da parte di questa azienda. Ranzoni, come si fa a pensare e agire in grande come fa ERA e stare allo stesso tempo vicinissimi al singolo cittadino? Ma credo che il tema stia molto nella riconoscere che questa dimensione della relazione col territorio
è una dimensione che taglia trasversalmente l'intera azienda. Noi veniamo da un'esperienza di aziende territoriali, però ERA non è un'esperienza federativa. ERA ambisce ad essere un'azienda unica, è un'azienda unica, con una sua mission, lei lo ricordava. Devo dire sempre più con un sentire comune, che è ricchezza, perché fa sì che territori diversi di questa regione si scambino esperienze, si scambino anche reciproco arricchimento. Ecco, allora, c'è questa capacità intanto di sentirsi un'azienda sola, e di questo dobbiamo essere sempre più capaci di riconoscere la ricchezza, non il distacco dal territorio, e di far sì che questa azienda sola abbia nella sua missione fondamentalmente quello di saper rispondere bene ai cittadini, e di fare anche la fatica che questo comporta, sia per il mutamento continuo, dicevo prima, delle norme, sia perché evidentemente questo significa anche spesso dispendio di risorse e anche di continuo adattamento a quelle che sono le condizioni mutate. Lei diceva all'inizio quanto effettivamente queste aziende operano ormai nel mercato. Certamente le cose sono molto cambiate, noi veniamo molto spesso additati come i grandi monopolisti. Senza volere dare dei numeri, perché non credo che sia una serata da grandi numeri, ma soprattutto di riflessione sulla nostra attività, credo che però ormai oltre il 50% di quello che si fa funziona a mercato, e devo dire, qui vedo in sala molti dipendenti oggi di ERA, chi lavora soprattutto nei settori più liberalizzati sa che è un mercato vero, non è un mercato finto, è un mercato in cui effettivamente bisogna essere capaci di reggere una competizione crescente. Allora c'è questa capacità evidentemente di adattarsi a condizioni diverse, che fanno anche di queste aziende un'esperienza, credo, arricchente per chi ci lavora. È una bella serata che ci aiuta a capire veramente da vicino, anche a chi ci lavora dentro da tempo, qual è la storia di una società come questa. Io vorrei tornare all'economista e vorrei tornare alla storia di quello che è stato questo secolo. Abbiamo parlato soprattutto del principio del secolo e del principio di questa esperienza. Non dobbiamo dimenticarci gli anni del dopoguerra, gli anni durante i quali tutto il paese e anche una città come quella di Modena hanno cambiato faccia. Qual è il contesto nel quale l'azienda si è conquistato un ruolo centrale nella città, professore? Il percorso che fa Modena dopo il 1945, e rendendolo, cogliendo i risultati, i successi più straordinari negli anni del cosiddetto miracolo economico, sono una grande mutazione. Prendo a prestito da chi doveva essere qui al posto mio, da Giuliano Muzzo, di questa definizione, una grande mutazione che fa cambiare pelle completamente a questa città, non soltanto dal punto di vista degli indici economici, non soltanto dal punto di vista dei depositi bancari, ma è uno stravolgimento progressivo del tessuto economico, sociale, civile, dunque un avanzamento straordinario che tocca tutti i gangli della vita della comunità. E all'interno di questo contesto, all'interno di questo processo, indiscutibilmente l'azienda municipalizzata gioca un ruolo fondamentale, perché diventa, per così dire, il braccio armato del comune all'interno di un settore delicato come è quello dei servizi, in un'ottica complessiva di costruzione di un welfare locale che, sappiamo bene, rappresentare a Modena uno degli esempi riusciti meglio in questa, non soltanto in questa area, ma possiamo dire senz'altro in questo paese. Grazie anche a una governance locale, non soltanto di pieno accordo fra l'amministrazione comunale e l'azienda, ma che trova degli obiettivi comuni, e in virtù di uno sforzo complessivo, giustamente sono stati messi in risalto, è stato messo in risalto il tema del lavoro principalmente di tutti in qualsiasi ambito dell'azienda, in qualsiasi momento storico sicuramente dell'azienda. Dunque una combinazione di fattori che poi porterà, appunto, sarà indiscutibilmente uno dei trampolini di lancio per quella grande mutazione che coinvolge l'intera città e la sua comunità. Senta, qual è stato il contributo delle aziende pubbliche all'economia della città, all'economia locale?
ma prima qualcuno ricordava per esempio la metanizzazione, sappiamo come il processo di metanizzazione, l'avvenuta metanizzazione, fu il punto di arrivo di una battaglia campale che cominciò Rubens Riva in provincia fin dagli anni 50, capendo, intuendo in maniera precisa come l'apporto energetico del metano, così parallelamente anche dell'elettricità, avrebbe garantito quella fame di energia che i sistemi locali, le imprese necessitavano, di cui avevano bisogno. Senza dimenticare, questa fu una grande battaglia anche sociale che venne emulata poi anche al di fuori di Modena, al di fuori della regione, senza dimenticare l'importanza degli usi civili, cioè come le persone avessero bisogno, come occorresse andare incontro anche ai bisogni del singolo, delle famiglie, delle persone, in un'ottica appunto di impianto, come dicevo prima, di un welfare locale, dunque di un progressivo rafforzamento dell'identità comunitaria anche attraverso il lavoro dell'azienda e anche attraverso lo sviluppo dei servizi.